Ciao, sono Valeria e ecco qua il primo video sui tatuaggi. La prima parte di questo video si sviluppa col software Silhouette Studio Designer, perché dobbiamo elaborare le immagini per poi mandarle alla stampante e poi alla Silhouette. Quindi dobbiamo andare su questa opzione qua, che apre finestre, strumenti, pagina. Dobbiamo settare il formato A4 perché la carta che noi andremo a tagliare è in formato A4. Andiamo in biblioteca, io vado nelle mie BOSS, prendo la prima immagine che è un delfino che ho elaborato io e lo rimpicciolisco, poi questo lupetto. Questa è un'immagine che ho preso dal web, quindi devo togliergli lo sfondo. Come faccio? Vado su apri finestra traccia, seleziono questa opzione. Vedete che mi ha messo una croce. Seleziono l'area da tagliare, me la contorna di giallo. Io, per fare un buon lavoro, devo riempire tutta l'immagine di giallo, perché così non rischio che mi venga ritagliato parti che mi servirebbero nella mia immagine. Quindi come faccio? Tolgo la spunta qua, alzo la soglia del 90%, vedete, mi ha colorato l'immagine di giallo. Vado su questa icona qua, traccia e scollega, vedete che mi ha scontornato perfettamente l'immagine. Questa la tolgo perché non mi interessa più. Vado. Anche questa è un lupetto che ho preso dal web, quindi anche questo aveva lo sfondo. Ho scontornato prima in modo da sveltire un po' il tutto. Apro la penna, questa è un'immagine che ho fatto io per una mia amica che voleva la penna come tatuaggio. Faccio così, voglio duplicare ancora il delfino, lo posiziono qua, lo rimpicciolisco, così do modo di avere due misure e può scegliere se farlo grande o più piccolo. Poi duplico la penna, no, scusate, quando volevo fare duplico ho cancellato, duplico, ecco qua, rimpicciolisco e posiziono. Lo stesso faccio con questo, duplico, posiziono e rimpicciolisco. Forse questo delfino qui. Ok. Fatto questo, devo impostare lo stile taglio. Quindi apro questa icona qua, vedete, mi apre la finestra stile taglio. Queste quattro sono già impostate, vedete, questa linea rossa indica che la Silhouette taglierà questo contorno qui e questo, queste tre uguali. Noi dobbiamo impostare queste. Clicchiamo sull'immagine, andiamo nella finestra stile taglio e clicchiamo ritaglia angolo. Vedete? Mi ha messo il contorno rosso dove verrà ritagliato. Facciamo questo uguale e questo uguale. Ora andiamo su questa icona qua, ci apre la finestra dei crocini di registro. Io clicco su mostra crocini di registro perché voglio vedere se le immagini sono dentro
che vengono ritagliate perfettamente, questa la sposto magari un po' più giù, poi fatto questo vado impostazioni, taglio silhouette, e io ho già selezionato carta per tatuaggi, però vi volevo far vedere che cliccando logicamente su quello che noi ci serve automaticamente ci setta la velocità e lo spessore. Ritorno su carta per tatuaggi temporanei, perché è quello che devo fare io. Vedete, ha messo velocità 3, spessore 25 e ha già settato il taglio della lama, ha adeguato la lama alle mie esigenze. Tappetino da taglio e doppio taglio. Allora, prima di dare taglia dobbiamo stampare, quindi andiamo qua, apre la finestrella della nostra stampante, diamo il comando stampa e una volta che ha finito di stampare andiamo alla silhouette. Ha finito di stampare, quindi clicchiamo su invia silhouette. Ora non me la riconosce perché è scollegata, ma vi volevo far vedere la finestra dell'opzione stampa. Noi abbiamo già stampato, quindi dobbiamo lasciar perdere questa opzione qui, ma dobbiamo cliccare qua. Una volta cliccato qua si apre questa invia silhouette, qui vi dice diverse cose, impostate i rulli su 13, piazza la pagina sul tappetino, insomma vi dice alcune impostazioni, vi ricorda che dovete fare questo. Fatto tutto, facciamo continua. Qui vi dice individua automaticamente i crocini di registro. Vi ricordate che vi ho fatto mettere in questa pagina i crocini di registro e la pagina viene automaticamente riconosciuta dalla stampante, dalla silhouette, scusate. Comunque questa è la prima parte. Ora ci spostiamo nella seconda parte, perché ho un'altra postazione e ci sentiamo tra poco.